molto molto breve perché la serata è stata intensa, no? E volevo dirvi che mi sono emozionata questa sera ed è stato bello in modo particolare, se posso dire, quando hanno avuto la parola proprio i giovani qui direttamente o tramite i lavori che per questa sera hanno fatto, e si è captato un bel entusiasmo del fare, insomma un bel anche un orgoglio di quello che riescono a fare, quindi li ringrazio un po' per questo ampio respiro. Ecco, due parole per dire che chiaramente l'indagine sociale che vi abbiamo presentato questa sera non si ferma qui, ma ci è servita qualcosa, no? Il tavolo della rete si è già trovata per condividere un po' quello che è emerso e per capire come ritarare le nostre modalità di lavoro, quindi due sono un po' le proposte che ci sentiamo di farci e di fare, di aprire, no? Per la rete. L'una, secondo noi, è importante il prendere una maggiore collaborazione più stabile con il mondo della scuola, perché è emerso nel corso di questa ricerca che se ne dica la scuola è comunque un punto di riferimento per i giovani e sono stati loro a dircelo in questa ricerca, ecco. Quindi non so se sono presenti qui anche dei dirigenti scolastici che avevamo invitato, però chiedo veramente a loro la disponibilità di stringere questo contatto e questa collaborazione. E il secondo punto, mi aggancio a quello che diceva prima Paolo Manza, ed è proprio questo, cioè ci siamo guardati intorno e abbiamo detto è qualche bel annetto che la rete lavora per i giovani, con i giovani, ma senza i giovani dentro la rete. Quindi crediamo proprio che un'altra cosa importante sia, noi pensavamo un tavolo parallelo al nostro, che collabori col nostro, fatto di giovani, magari, non so, i rappresentanti dell'istituto delle scuole, la modalità la troveremo insieme, ecco. Sicuramente sarà nostra cura verificare se questo sia possibile, però ancora di più con quello che c'è stato, che ci siamo detti questa sera, credo non possiamo più lavorare senza avere loro con noi in questa esperienza. Ecco, io vi ringrazio proprio dell'attenzione che avete tenuto tutta la sera e vi auguro adesso un buon assalto al buffet. Allora, buona serata.